e soprattutto e anche voi che poi attivamente avete partecipato. Quest'anno abbiamo raggiunto una cifra molto alta, ok? È in linea con quello che riceviamo tendenzialmente e raccogliamo tutti gli anni, ma devo dire che proprio per quello che ho detto prima assume un valore maggiore perché le famiglie in difficoltà aumentano, quindi magari qualcuno che l'anno scorso, negli anni precedenti aveva donato, quest'anno a volte magari si ritrova dall'altra parte. Quindi grazie, grazie, grazie. In realtà sembra di non avere molto, in realtà avete una cosa preziosissima, se magari non lo sapete, avete il tempo. Ora non ne avete tanto perché noi mamme iperattive vi programmiamo la settimana con 5-10 minuti di pausa tra un'attività e l'altra, però comunque in qualche giorno della settimana, nei weekend avete il tempo. Le delegazioni o le classi per il lavoro che avete fatto sul donativo. Quando tornerete a casa ringraziate i vostri genitori, perché so benissimo che poi avete fatto pressing sulle famiglie, soprattutto le prime file, per poter essere bravi a partecipare a questo progetto. Noi, per chi non lo sapesse, abbiamo la cooperativa Lume Banco Alimentare. E tramite voi e la vostra generosità raccogliamo cibo per i vostri compagni, i nostri concittadini, le nostre famiglie che sono in difficoltà economica e che non riescono sempre ad apparecchiare la tavola. E quindi quando ci avanza qualcosa è giusto darlo a chi ha fame quanto noi. Senso che certo aiutiamo famiglie che sono in difficoltà, però il numero delle famiglie in difficoltà sta aumentando perché è un momento storico molto importante. Ma questo progetto poi devo dire, e quindi ai piccolini, quando siete a messa e dite oh, questo non mi piace. Questo non lo voglio. Ricordatevi che magari un piccolo sforzo per provarlo è necessario, perché ci sono altri bambini che invece non hanno la possibilità di avere qualcosa davanti a loro. Il cibo non va mai sprecato. Sono riuscito quest'anno, ho aiutato nella distribuzione e nella raccolta del cibo appunto, che voi avete raccolto. Appunto, ho dato quello che potevo, cioè ho dato il mio tempo. Sono dovuto un po' incastrare, ma ce l'ho fatta.